Questo è diciamo, non posso dire che sia un progetto, perché di fatto è diventato dopo un progetto. È una registrazione che io ho realizzato nel 2012, non prevista. In realtà io ero ospite in questo centro di produzione, che poi è anche casa sua, di Ken Carter, nel sud della Francia. Era il primo giorno cui eravamo, diciamo, insediati lì e avremmo dovuto registrare un disco in trio, che abbiamo poi registrato con, appunto, con Ken Carter al contrabbasso e Bill Elgart alla batteria. E eravamo a cena, peraltro Ken Carter era un cuoco straordinario, avevamo mangiato, bevuto, oltre al custode di una cantina ricca di Bordeaux, penso che lui stesso produca anche. Ad ogni modo mi invita ad andare in studio, perché avevamo appunto questo studio a disposizione per 3 giornate. Lui era stanco, Bill Elgart pure era stanco anche egli, e mi ha detto: fatti un piano solo, così. Quindi non avevo nessuna previsione. Già io tendo a non pianificare quasi niente, perché appunto nessuno può prevedere in anticipo che musica hai bisogno di suonare in quel momento, in quel contesto e con quei musicisti. Ad ogni modo, questo per dire che una sessione di registrazione è nata in modo estremamente spontaneo, esattamente a mezzanotte, quindi a cavallo anche della giornata, dove appunto, cioè, i sogni iniziano ad emergere maggiormente, dove l'inconscio la fa più da padrone. E penso di aver realizzato, spero di aver realizzato appunto un progetto in cui il livello del mio modo di suonare abbia più raggiunto la parte più profonda, appunto la parte inconscia, in un certo senso si è emersa. Non ero neanche coscientissimo di che materiale suonare, comunque non ho previsto, quindi tutto nasceva sul momento, tanto è vero che ho reinterpretato dei frammenti di mie composizioni, alcuni frammenti di composizioni di Ken Carter, che appunto che erano l'oggetto poi di lavoro di quei giorni là, quindi insomma, preciso istante, è emersa una canzone di Bob Dylan che a me piaceva moltissimo. Avevo sentito un disco di Jarrett in cui la suonavo, non l'avevo mai suonata, e in quel momento invece l'ho realizzata in questa versione piano solo, canzone My Back Pages. E quindi una sorta di flusso di coscienza, o se volete di incoscienza.